Signori e signori, questa sera, in anteprima assoluta, non mi vedete giustamente, ma perché? Perché sono scemo. Ale, no, ci sono, ma non mi si è attivata, ora mi si è attivata. Buonasera a tutti, buonasera a chi sta uscendo dal lavoro, chi invece è ancora dentro gli uffici. Per vostra sfortuna, oggi è giornata sfortunata, ve lo dico. Inizieremo con un sondaggino a capire a chi è andata peggio oggi. No, scherzo, 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 scherzo. Chi c'è già? Allora, abbiamo Ismaele. Buonasera, dallo sfondo di Striscia la notizia, atterrando sfondo alla scrivania. Esattamente, sono Jerry Scotti 2.0, ragazzi. Buonasera, Bolandi. Vai che siamo carichi a palla, minchia, carichissimi ragazzi. Oggi prima. E come avete notato, la luce infatti è più chiara rispetto a quando giocavamo a Baldur's Gate, perché c'è bisogno di più luce per farvela vedere. Ho un nuovo setting, adesso ve lo faccio poi vedere. Ciao Marco, ciao Lu. È Luca, belì. Ciao Marco. Cos'è? Ricordate il like, così rispingiamo l'algoritmo. Ma sì, vediamo. Allora, sta cosa del libro game potrebbe non piacere. Tanto sta musichetta qua possiamo anche... Ci vuole? No, dobbiamo trovare qualcosa di più low. Questa è la musica d'entrata. Ci vuole qualcosa di un po' più low-fi. Cosa possiamo mettere? Vediamo se riesco a trovare qualcosa. Non ci ho pensato. È una cosa che non ho minimamente pensato. Oltretutto non deve... Cioè, deve essere anche adatta per YouTube, quindi adesso mi metto qua su questo sito qua che loro possono farlo. Ci lascio. Oddio. Sentiamo un po'. Ah. Sì. Oh. Come spinge. Sì. Mi piace. Ah, su, vai giù, così, e ci leggiamo oggi un libro, ce lo portiamo qui, la live è fatta e siamo online, perché non ci lanciamo nell'inferno, con Dante con la mano che ci porta nel budello, e troverò un nuovo nemico qua. Vabbè, basta, la smetto. Allora, va bene questa? Questa è carina. Un po' più alto, il volume lo volete più alto? O volete un tono più alto? Gemere per barra, cosa stai dicendo? No, questa mi piace. Ma secondo me questa qua, quella che abbiamo sentito prima, mi piace assai. Il principe Bel-Air. Eccola qua. La mettiamo. Un po' più alta, mi avete detto che la volevate. Aspettate che qua è bassissima, oltretutto. Oh! Le orecchie. Ok, ditemi come me la sentite. Secondo me così è a posto. Ah no, è un po' altino il volume della musica. Ok, ok. Così in teoria dovremmo esserci. Ditemi voi. Secondo me è un livello perfetto questo. Io poi ho l'abitudine, per colpa del mio lavoro, di tenere un orecchio scoperto, quindi non mi rendo conto. Perché quando lavori col doppiaggio, tendenzialmente dovresti anche ascoltare te quello che stai dicendo. Quindi, oltre ad ascoltare l'originale, ascolti anche la tua voce. Quindi tengo sempre un orecchio libero. Ed è per quello che ho anche l'orecchino nella parte destra. Inoltre, volevo fare un'altra cosa, ragazzi, ma non ho avuto tempo, perché sono uscito dal lavoro e ho avuto pochissimo tempo. Pertanto arriverà settimana prossima la membership. Siete contenti? Ciao, Yumiko! Apposta, Yumiko, eccola qua che è arrivata. Lei ha finito di fare le emoji. Siete elettrizzati? Io molto, perché le ha fatte molto 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 carine. Quindi da settimana prossima
essendo che devo un attimo metterle a posto, se no poi viene un casino, è inutile che faccio tutto di fretta, è inutile. Cioè, poi oggi mi è successo di tutto, oggi mi è successo veramente di tutto. Adesso spiego. Settimana prossima arriva la membership con le emoji che sono finite, che ce l'ha fatta il Yumiko e ce l'ho tutte quante qua. Adesso devo trasferirle su, cioè dovrei scaricarle sul computer. Così setto tutto quanto e mettiamo le membership con le emoji carine e metto anche il resto. In più, oggi non ho avuto tempo perché? Perché innanzitutto è stata partita una mattinata incredibile. Dovesse vedere la mia cucina, c'è uno schizzo di caffè. Se volete vedermi su Instagram notate tutto quanto. Non mi chiedete come è successo, non sono stato io l'artefice, vi dico questo. E in casa siamo in due, quindi non sono stato io. Sapete già di chi. Io ormai sento un'aura qua vicino che si sta avvicinando, vorrà uccidermi. No, scherzo, poveri, non è stata, cioè è stato un incidente, non si capisce come mai una tazza di volata di caffè e ha coperto il soffitto. Quindi a capire anche come metterla a posto, pitturare, qualcuno mi ha consigliato la candeggina. Ma raga, la candeggina rovina anche i muri, non si usa la candeggina. Avete visto su Instagram, che casino. Quindi niente, c'era quello, dovevo mettere a posto quello. Io poi la mattina faccio un po' di riscaldamento vocale, soprattutto se ho un turno di doppiaggio. Quindi mi sono messo a fare quello, ho preparato il pranzo, c'era un casino. Sono andato giù a ritirare la posta, roba, eccetera. Sono andato al turno, ho dovuto fare anche un provino per una serie TV abbastanza famosa, Re Cartone. Che vabbè, anche lì quando mi fanno fare i provini ho perso un botto di tempo a aspettare per fare questo provino, dopo che ho lavorato. Poi mi danno, fanno provini su personaggi di 20 anni. Mi dite io come posso interpretare un personaggio di 20 anni? Quando uno ti fa un provino, dovrebbe farlo basandosi sull'attorialità, ma anche e soprattutto sul timbro. Tant'è che poi a fine turno lui mi fa: ma non ti chiamerei mai su un personaggio del genere. E allora che cazzo me lo fai fare? Vabbè, questa non è, scusate il mio sfogo. Quindi sono tornato a casa con la macchina, ho parcheggiato, ho messo a posto, metto a posto anche la live, soltanto non ho finito alcune cose, quindi la membership non l'ho messa. Detto ciò, parliamo di cosa andiamo a fare oggi. L'inferno. Allora, io non so se conoscete i Libri Game. Io mi ricordo che iniziai i Libri Game alle medie, una cosa del genere, ne lessi uno, poi ne avevo letto un altro e poi finita lì. Non mi ricordo manco il nome e non li ho qui, non so dove siano finiti. Praticamente andremo anche a leggere tutto, cioè anch'io perché devo capire un po' di cose. Oltretutto mi sembra ci sia una scheda del PG, del personaggio. Oddio. Vabbè, vediamo. E sono più complicati, li hanno resi più complicati. Praticamente un libro game è come se fosse un gioco completo dentro un libro, dove noi interpretiamo, in teoria dovremmo seguire le vicende di un personaggio, le narriamo, almeno sarò io a narrarle, e insieme scegliamo le varie strade, perché a ogni fine capitolo circa, a ogni fine sezione chiamiamola, ci presenterà una scelta, tipo vai a destra o vai a sinistra. Se vai a destra vai a pagina 51, se vai a sinistra vai a pagina 31, per esempio. E quindi pian piano scopriamo se riusciamo a sopravvivere in questa... sopravvivere, scoprire, cioè dipende anche dalla narrazione in cui andiamo a affrontare. Essendo l'inferno, io suppongo che dovremmo girare i vari cerchi dell'inferno, quindi... I don't know. Ho un po' paura di cosa andremo a fare, sinceramente. Lupo solitario. Lupo solitario. Hai mai letto... No, aspetta, Lupo solitario è un libro game, un altro? L'avevo già sentito, da un amico. Io ho le superiori tramite un amico. Io ho le medie con... ma allora il libro game? Pensavo fosse più di nicchia. Cioè, è già di nicchia comunque il libro game. Però non pensavo di trovare tanta gente che ci ha già giocato. Ciao Marcello, ciao belli, ciao, ma quanti siamo? 8, siamo 8 persone. Alle 6 poi non mi immaginavo neanche di trovare così tanta gente, sinceramente. Allora, mi presento un po' il libro. Tanto c'ho una nuova telecamera qua. Vediamo se riuscite a vederlo. Datemi dei feedback. Olè. Allora, questo è il mio tavolo.
La luce è un po' chiara, ma perché il libro in teoria è giallo. Lo vedete al contrario, immagino. Ma perché non me l'ha messo al contrario? Aspettate. Lo metto a posto. No? Trasforma. Ruota di 180 gradi. Ok, in teoria adesso voi dovreste vederlo. Però così mi ammazzo. Se mi mettessi... Devo trovare anche la posizione. È tutto un nuovo format, pertanto dovremo metterci anche un po' d'accordo su... Aia, scusate, ho picchiato il microfono. Dovremo metterci un po' d'accordo anche su come metterci. In teoria dovreste leggerlo un pochettino. Fatemi un po' vedere da qua. Sì. Si legge? Mi piace? Questo nuovo setting? Poi tanto ve lo leggo io. Quindi... su questa parte assolutissimamente nessun problema. Tanto ve lo leggo io. Voi dovete stare ad ascolta. Però ci sono anche delle belle immagini. Guardate qua. Avete visto? Bella. Virgilio tipo con Dante. Ci sta? Leggimi tutto. Forse va a touch la luce. Così forse è meglio. Ok. Allora, quindi di chi è questo libro? Allora, è un certo Alberto Orsini, al quale io purtroppo non ho avuto tempo di documentarmi. Volevo, vi giuro che volevo documentarmi, ma come avete capito la mia giornata è stata... presa. Però da quello che ho saputo in generale da un mio amico che me ne aveva parlato, è un giornalista anche? Ce ne sono più di Alberti Orsini, immagino. No, non è vero. Ah, Radio Televisione dell'Aquila è un redattore della Rai. Libro Game, Game Books della Rai. Incredibile. Spero di non fare una gaffa, di stia sbagliando, ma spero che comunque ci sia scritto qualcosa dell'autore. Leggiamo indietro la prefazione. A 700 anni dalla morte del padre della lingua italiana, vivi un'avventura nel cuore della prima cantica della Divina Commedia. Dante Alighieri è appena uscito dall'inferno a rivedere le stelle, come lo abbiamo appreso sui banchi di scuola. Ma la storia sta per cambiare. Francesco Alighieri, suo fratello minore, ha imboccato la porta degli inferi per ritrovare e salvare il sommo poeta. Interpreta entrambi i fratelli. Interessante sta roba. Mi sembra sempre un po' troppo luminoso. Forse così. No, forse solo uno. Interpreta entrambi i fratelli e conduce una doppia esplorazione dell'Ade da due punti di vista alternati e complementari. Incontra i principali protagonisti della commedia, da Virgilio a Caronte, da Cleopatra al Minotauro, dal conte Ugolino a Paolo e Francesca. Assolvi o condanna le anime, trova le tracce di Lucifero, leggi le terzine, risolvi i misteri infernali e combatti i feroci demoni di Malebranche per ricongiungere Dante e Francesco. L'uno sarà armato solo dell'astuzia e della sua prosa, l'altro di coraggio e di armi leggendarie, ma attento! All'inferno niente è ciò che sembra, e dietro ogni lingua di fuoco, ogni cascata di sangue e ogni dannata può celarsi un'insidia mortale. In questo gamebook, l'anima brava sei tu. Bim! Stiamo già partendo male, qua. Ci vogliamo proprio far vivere l'esperienza. Non so se la... Ditemi una cosa, anche la musica, secondo me forse non ci sta molto con questo tipo di libro. Ciao, Manuel! Davide, peggio di Lupo Solitario non può essere. Tutti quanti che siete così esperti. E io che cacchio ne so.
Quindi Francesco, noi abbiamo da interpretare due fratelli, Dante ma anche Francesco. Questa nuova interpretazione rispetto... Ma a me piace, scusatemi. Rispetto a stare sempre con i classici, potevamo fare una storia tranquilla, classica, ma a mio parere è molto meglio così. Allora, secondo me ci vuole... Secondo me ci vuole una musica un po' più adatta a questo... A questo tipo di avventura. Che dite? Vediamo un po'. Perché ho spostato ovviamente la tastiera dall'altra parte. Mi piace. Perfetto, ci siamo. Io trovo tutte le musiche al primo colpo, ragazzi. C'ho una playlist giganterrima. Bella, questa suspense, come la mettiamo? La musica bassa sicuramente, volendo si potrebbe usare quella musica epica, ma sempre bassa. No, io direi questa qua che ce la teniamo bassa. Lo sto leggendo adesso, io e la mia ragazza e una nostra amica ci cringiamo ad ogni pagina, ma in che senso? Allora, signori, siamo pronti all'avventura? Ci lanciamo negli inferi? Comunque, l'art adesso non rende forse molto in camera. È molto bella, perché poi di qua... Ci sono tipo i dannati, Dante e quello che suppongo sia suo fratello Francesco. Qua c'è un demone e questa forse è una raffigurazione o di un demone o di Lucifero stesso. È molto carina. Va bene. Allora, giusto leggere bene gli autori anche... Quindi abbiamo detto Alberto Orsini, che a quanto pare è redazione Rai. Salutiamo Alberto Orsini. Grazie. Ah, saluto anche chi guarda in differita questo video, ragazzi. Grazie ancora per tutto il vostro supporto. Stiamo arrivando a 2000 su Instagram e ormai abbiamo superato già i 2100 su YouTube. Si punta in alto qua. Ringrazio ancora tutti quelli che mi stanno dando un grande supporto, ragazzi. Ah, e chiedo scusa, gli alert purtroppo in questa pagina qua non li ho ancora messi. Dei nuovi sub, di nuovi... Il nuovo sub è Porele 91, a quanto pare. Però non mi arrivano gli alert, quindi chiedo scusa nel caso qualcuno arrivasse di nuovo anche su quarto. Comunque, l'edizione della Watson Edizioni, collana a cura di Francesco Di Lazzaro, revisione testing Matteo De Benedettis... Aldo Rovagnati, Giacomo Santini. Le illustrazioni sono fatte da Federica Lauria e Mauro Alocci. L'illustrazione di copertina Pierluigi Abbondanza. Quindi diamo comunque onore a questi artisti. Cioè, ci tenevo a leggerli perché non è inutile andare a vedere le cose e poi non diamo credits alle persone. A zia Gabriella, un modello di ostinazione e generosità. Dedica alla zia. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. E quale frase poteva far da miglior viatico a questa nuova avventura editoriale di Watson Edizioni? Che non lascia il campo dei libri gioco, anzi raddoppia, perché da questo volume che stringete tra le mani in poi, le collane a bivi della realtà romana diventeranno due. Alla confermata Watson Game Book, che continuerà a ispirarsi ai grandi classici della narrativa straniera scritti tra la fine del XIX secolo e del XX secolo, si affiancherà a questo fresco progetto dedicato agli immortali capolavori della nostra produzione letteraria. Era impossibile, visto che nel 2021 cade il 700° anniversario della morte di Dante, non partire... Ah, scusate, una piccola. Non partire dall'opera che forse di più di ogni altra è emblema della nostra produzione in questo campo. Un componimento poetico, allegorico e didascalico che può paradossalmente anche essere letto come romanzo e che ha condizionato a tal punto il nostro modo di vivere, pensare e comporre
che ancora oggi, trascorsi oltre 700 anni dalla realizzazione, alcune sue parti, certi modi di esprimersi e molte delle frasi pronunciate dai suoi protagonisti vengono citati nel parlare comune. Un po' più di virgole potevo metterlo su questo testo, Belin. Lucifer Oz. Ciao Alberto, ci segue sempre? Alberto chi? Abbiamo un Alberto Abbondanza? No, no, Pierluigi Abbondanza. Allora, quanto è lunga la prefazione? Una di quelle opere formative non solo dal punto di vista squisitamente artistico, ma anche per l'evoluzione, le forma mentis e la crescita di un popolo, un capolavoro immortale con cui ogni confronto è destinato a essere improbo. Allora perché abbiamo deciso di iniziare proprio dalla commedia? Certamente perché il momento era propizio, come già accennato, ma anche perché questa sua natura omnicomprensiva e formativa ci forniva un'opportunità unica e probabilmente irripetibile, quella di inserire dentro un libro game elementi costitutivi e radicati nella nostra cultura, non l'ambizioso obiettivo di declinarli in salsa? Ma che cazzo scrive? Con l'ambizioso obiettivo di declinarli in salsa interattiva. Una sfida di quelle da far tremare i polsi. E non è un caso che, per approcciarla al meglio, ci siamo affidati ad Alberto Orsini, giornalista. Oh, finalmente capiamo chi è lo scrittore, così almeno possiamo anche andare a vedere un po' lo stile che usa. Giornalista e scrittore che con Watson ha già pubblicato alcuni volumi di stampo investigativo, andando a scomodare un altro mostro sacro della storia letteraria come Sherlock Holmes. L'approccio di Alberto è stato doppio. Da un lato, da grande appassionato dell'opera dantesca qual è, ha cercato di avvicinarsi al divino componimento con il rispetto dell'estimatore, non lasciandosi andare a volti fantastici eccessivi e rispettando a tal punto l'opera del sommo poeta da tentare, con modestia, di emularlo. In questo tomo, troverete infatti delle terzine inedite che imitano lo stile di Dante nella forma, senza pretendere ovviamente di avvicinarlo nella sostanza e nella qualità, riproponendo la classica struttura endecasillaba a rime incatenate. Ovviamente i paesaggi poetici non saranno moltissimi e sempre funzionali al gioco. Talvolta nasconderanno indizi e sempre daranno indicazioni su come proseguire il cammino, perché il viaggio dell'uomo nell'aldilà corrisponde con quello del poeta. È bene non dimenticarlo mai, soprattutto. Allo stesso tempo, però, si è palesata forte la necessità, in particolar modo dopo aver scritto i primi paragrafi, di rendere più dinamica un'avventura che gioco forza, considerato il media interattivo prescelto, non poteva per tutta la sua interezza attenersi all'andamento maestoso e massiccio dell'opera originale. Vabbè, d'altronde come facciamo a replicare in un gioco l'unico... cioè, non si può, bisogna riadattarle le cose. Chi è che ha giocato a Dante's Inferno? No, l'Alberto non è l'autore, ragazzi. L'Alberto... Alberto, sì. Sono già confuso. Ho pensato a Luca, perché? Questa motivazione è la stessa che ci ha spinto a privilegiare, tra le cantiche, l'Inferno, da sempre considerata la più moderna delle tre, e anche quella nei secoli ha caratterizzato i personaggi maggiormente interessanti, rimasti nell'immaginario collettivo. Dagli amanti Paolo e Francesca che da Fedifraghi... cioè, iniziamo bene. Fedifraghi vituperati sono diventati emblema dell'amore, a Ulisse condannato alla dannazione perché incapace di rinunciare al suo intelletto, colui che ha fatto dell'inganno una delle ragioni della stessa esistenza, eppure di quanto un umano ritroviamo in questo modo di vivere. Dal conte Ugolino che dal fiero pasto non si distoglie al grande pensatore, scusate che ho perso la riga, dal conte Ugolino che dal fiero pasto non si distoglie al grande pensatore Cavalcante de Cavalcanti, condannato come eretico e costretto ai margini della storia ufficiale, che ancora oggi, ma principalmente nel XIV secolo, non poteva deviare dai dettami della Chiesa cattolica. Non a caso Dante, che è un uomo del suo tempo, non ha pietà per chi si distoglie dai suddetti dogmi. Nonostante ciò,
quante potenzialità nei suoi personaggi e quale incredibile capacità ha avuto l'immortale nel caricarli di interesse, al punto tale che da secoli poeti, critici, storici e letterati scrivono di lui, ne dissertano, lo analizzano, cercando di coglierne la grandezza e allo stesso tempo di rubare anche solo un briciolo della sua immensa genialità. Ci abbiamo provato anche noi, a modo nostro, consapevoli dell'enormità della sfida, certi allo stesso tempo di imbarcarci in un'impresa insidiosa, affiancati dal pericolo costante di scontentare qualcuno. Gli eruditi appassionati danteschi, che nelle nostre pagine interattive potrebbero trovare troppe licenze e ritenere quanto scritto poco fedele al canone del sommo e quindi inaccettabile, ma anche coloro che Dante lo hanno dovuto studiare controvoglia a scuola e che ne hanno ricordi da incubo, magari amplificati dall'attitudine distorta di qualche professore, che invece di insegnarlo lo ha imposto fino a trasformarlo in una tassa persona. Penosa persona. A tutti questi lettori chiediamo: date una possibilità a quest'opera. Leggetela, svisceratela, cercate di apprezzare tutte le diramazioni e le alternative. Giudicatela solo alla fine, e se giunti all'epilogo scoprirete di esservi divertiti e di conservare nel vostro animo una seppur piccola nuova visione del divino capolavoro, non sorprendetevi più di tanto e soprattutto non attribuiteci troppi meriti. Siete semplicemente rimasti vittima dell'irresistibile magia dei Libro Game. Mamma mia che prefazione. Allora, c'è una parte un po' noiosa che sono andato un po' più dritto. Però Belin, qua ha spiegato bene. Questa parte è interessante. Ah, bravo Ismaele. Bel gioco Dante's Inferno. Ma perché mi sei spenta? Ah, si è scollegato tutto. Vabbè, non c'è la luce dietro. Chi è arrivato? Ciao Repe! Ma che bello, Belandi! Ciao, ciao! Ma che bello vederti! Stiamo giocando a Inferno, a un libro game. Allora, qua c'è un registro di gioco. Qua abbiamo il simbolo degli Alighieri. Non so quali siano i colori originali, nero-rosso, rosso-bianco, probabilmente perché lui era... Non era Ghibellino. Non era l'altro. Io, raga, Dante... Allora, come tutti i poeti, all'inizio, quando io studiai poesia, ma come tutti quanti, la grammatica, cioè, quando chi ha fatto italiano... Tutti, ossia... Tutti quanti ci siamo stati un periodo a leggere di poeti. Io non ne sopportavo neanche uno, ma perché non li comprendevo. Dicevo, ma perché devo leggere sta gente? E ancora oggi alcuni non li sopporto. Dante però era l'unico che mi aveva un po' scombussolato, anche perché vabbè, molto pop per quei tempi lì. Guelfo bianco, bravo. Infatti non era Ghibellino. Ho detto giusto, meno male. Allora, qua abbiamo un registro di gioco con Dante, con scritto Vita Nova. Che se c'è scritto qua, lo leggete? Loelare o poelare? Io ho anche il corsivo, un disastro. Poelare? Può essere? Sacralità? Oggetti speciali, comportamento, ostilità, gentilezza, astuzia. Ah, abbiamo quattro oggetti speciali, comportamenti di diversi livelli. Poi invece qua c'è Francesco con forza, lotta, cura anime, poelare. Scusatemi, che cazzo significa poelare? Capite che sono ignorante io, ma... un attimo a leggere. Poelare, poesie, tipo, sarà? Pelare. Tre cani mi dà pelare. No, secondo me... A me sembra una P. Vabbè, detto ciò, mi sa che ci serve una matita. E mi sa che ci servirà a prendere anche degli appunti.
Perché poelare... Che cacchio significa poelare? Dov'è il mio foglietto degli appunti? Eccolo qua. Allora. Cugino intelligente di Favellar. Può darsi? Ecco qua. Note. Ah, qua possiamo scriverci le note dal... Canto 1, nono cerchio, canto 2, primo cerchio. Ah, vedi, Dante si trova al nono cerchio, spoiler. Francesco invece parte dal primo cerchio, perché noi dobbiamo andare, con Francesco dobbiamo cercare Dante. Poi Dante all'ottavo, Francesco al secondo, Dante al settimo, Francesco al terzo, carino. E al quinto si incontrano, probabilmente, forse. Bella Firenze! Abbiamo fiorentini qui dentro? Qua abbiamo un'illustrazione dell'inferno che, bene o male, tutti quanti ormai conosciamo. La selva oscura. Selva. Non è selva. Selva. La selva oscura, la città santa, dove appunto vi è la porta dell'inferno. Con il primo girone degli ignavi, il fiume Acheronte, dove passare con il nostro buon Caronte. Non battezzati, lussuriosi, dove ci dovrebbero essere Paolo e Francesca. Golosi, avari, iracondi, acidiosi, fiume Stige, Cina di Ditte, eretici, flagionte, accidenti. Il cratere di Lucifero, chissà se si arriva a Lucifero. Guardiamo queste belle illustrazioni, un po' di teschi, per dire lasciate ogni speranza voi che entrate perché morirete qua. Questi sono i numeri di morte che faremo. Allora, volevo prendere anche un bicchierozzo d'acqua, datemi un secondo che l'ho lasciata nello zaino. Salutate Erboccione. Qui grande la mia testa. 2,5 litri d'acqua. E ormai sono quasi finiti. Oh, ma c'è anche un prologo. Ah, un prologo di Francesco e di Dante. Ok, dovrei smettere di spoilerarmi andando avanti, no? Allora, tanto posso anche metterla un po' più così. Alighieri Dante è accusato di baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, iniquie pratiche estorsive provenienti illeciti, pederastia. Lo magno processo sarà celebrato alle Idi dello mese di aprile. Ah, il podestà di Firenze, devo farlo in un altro modo. Lo magno processo sarà celebrato alle Idi dello mese di aprile. Alle parole tonanti del podestà di Firenze, Cante de Gabrielli, i volti di mezza piazza della signoria si girano verso di te. Non te ne stupisci, hai fai finta di niente. Anche se avete madri diverse... Ah, madri diverse, attenzione, ma era figlio unico Dante Alighieri, non aveva fratelli da quello che mi ricordo. Però carina sta cosa della madre, un figliastro. Siete entrambi figli di Alighiero, e tu, Francesco Alighieri, per i fiorentini sei nient'altro che il fratello di Dante. Proprio del nemico pubblico numero uno. Alla luce degli infamati e false accuse che gli vengono rivolte. Dante, che tuttavia è sparito da un po'. Spedito a Roma come ambasciatore per Papa Bonifacio VIII qualche mese fa, da allora nessuno l'ha più visto
e deve essere riparato da amici. Riparato. E deve essere riparato da amici, ben lontano dalle grinfie dei guelfi neri che gli hanno giurato la morte. Forse è a Bologna, o perfino a Parigi. Forse è caduto vittima dello stesso Bonifacio. Questo è ciò che si dice in giro, almeno. Ma tu sospetti che ci sia dell'altro e sei piuttosto preoccupato. Non sono le macchinazioni dei neri e del pontefice a darti pena. Da 10 anni tuo fratello non è più lo stesso. Sconvolto della morte dell'unica donna che amava, non certo sua moglie Gemma, ma Beatrice, figlia del banchiere Folco Portinari, ha trovato requie solo nello studio dei classici. Oh no, Beatrice quindi è morta. Beh, d'altronde per quello che c'è è andata all'inferno, no? Non era più un viaggio perché è stata rapita? Boh. Forse mi sto distraendo con Dante's Inferno. Ha letto e riletto gli scritti degli autori dell'antica Grecia e della latinità che cantavano la perdita dell'amata. Si è interessato, ti ha confessato qualche amico comune, di arti arcane che promettono, o meglio, millantano, la sconfitta della morte. Nessuno l'ha più visto. Non ne hai notizie da tempo. Cosa strana. E così hai deciso di cercarlo. Hai poco più di 20 anni, ma conosci i bassi fondi di questa cittadina. Città. Peccato. Pensavo di beccare cittadina invece città. Il mercante e usuraio Alighiero ti ha istruito a dovere. Prezzolando un oste, vieni a sapere che tuo fratello aveva preso a frequentare l'antro di uno studioso di scienze oscure. Lo chiamano Tiresia. Il motivo è presto detto. È quasi cieco da entrambi gli occhi e si aggira per i vicoli facendo risuonare il suo bastone per essere certo della strada mentre emana profezie di sventure, proprio come il personaggio dei miti classici. Dopo qualche ora di ricerche infruttuose, lo scovi in una specie di cantina oscura e umida, intrisa di un penetrante odore di muffa, nella zona retrostante la chiesa di Orsa Michele. Non vedi altro che un pagliericcio, un caminetto spento e un grande tavolo disordinato pieno di antichi e polverosi tomi, resti di pasti, alambicchi e strumenti misteriosi. Strumenti. Gli chiedi subito notizie. Dante Alighieri? È venuto da me. Cercava Beatrice. Fino all'inferno era disposto a scendere. Esclama. Vuole riportarla indietro. Gli ho spiegato come fare, ma l'ho avvisato. È un compito impossibile. Chi all'Ade entra, dall'Ade non esce. Ma è partito comunque. Sospiri, certo che si tratti di ciarlataneria. Ma Tiresia insiste. Da un angolo dell'enorme tavolo porta alla luce una sfera di cristallo. Guarda, ti esorta. La fissi, ma non c'è niente. Poi, pian piano, appare una prodigiosa visione. Si delineano delle sagome. Una di esse è di certo tuo fratello. L'altra è indistinguibile, come trasparente, e sono circondati dalle fiamme. Arretri in preda dall'orrore. Stregoneria! Maleficio! Come può essere ciò? Tiresia sghignazza, esultante. Te l'avevo detto. Ogni cosa conosco di ciò che io dico. Ti mostra vecchie pergamene. Scritti di lingue e calligrafie a te ignote, ti fa vedere niente meno che una sedicente mappa dell'inferno, assicurandone la lontana origine divina. Ti racconta dove dovrebbe trovarsi, a suo dire, l'ingresso di questo regno dell'oltretomba. Nella valle del fiume Fosco. Ti fai più attento. Conosci il posto. Non molto lontano da Firenze, spesso in gioventù con tuo padre e tuo fratello vi siete avventurati da quelle parti. Ma Alighiero vi ha sempre avvisato. Mai addentrarsi oltre la gola da cui origina la sorgente.
al fiume Fosco. È lì che è andato Dante. Mormori. Certo, è chiaro. Da lì si entra negli inferi. Ribatte sempre più esagitato. Poi si acciglia. Vuoi andare a cercarlo? Chi all'Ade entra, dall'Ade non esce. Incerto. Comunque confermi che sì. Devi trovare tuo fratello a ogni costo. Allora avrai bisogno di questa. E quasi ti scaglia addosso la mappa. La trovi a inizio libro. L'abbiamo vista. E poi... Prende alcuni volumi, li sfoglia nervosamente e li butta via. Poi trova quello che cercava, alcune pergamene che ti porge. Ecco, vai da un armaiolo. Hai bisogno di quest'armi, trattate in questo modo e con queste proprietà. E rompe indicandoti di volta questo... Scusate per storica. E rompe indicandoti di volta in volta misteriosi disegni con il dito ossuto e l'unghia lercia. Non con umane genti dovrai misurarti, ma con creature diaboliche. Dante ha la poesia e le nove muse dalla sua, ma a te serviranno lame. L'indovino non ha ancora finito. Mangia questo! Esclama, staccando un tozzo di un pagnotto dall'area molto stantia, chiuso in una teca. È un pane consacrato di San Girolamo, protettore dei traduttori. Ti conferirà il dono delle lingue per parlare con gli spiriti infernali di ogni epoca e provenienza. Fatichi a deglutire il blocco raffermo quando ne apprendi l'origine e la vecchiezza, ma ormai è troppo tardi. L'hai mangiato. Sei ancora un po' scettico, ma decidi, a ogni buon conto, di adottare i suggerimenti di questo studioso. In fondo, male non possono farti. Qui vicino c'è la bottega di Arnolfo Di Cambio, il celebre architetto che tuo fratello ha avuto modo di conoscere. Vedo che mi state scrivendo. Tiresi, arcanista oscuro del cuore d'oro. Il corpo di... il corpo di... No, di Girolamo. Di Girolamo. Ditemi se vi piace come va l'interpretazione, se vi piace tutto quanto, raga. Voglio anche un feedback di questo piccolo format, che non è nuovo. Io questo format l'ho già visto usare da alcuni miei colleghi, tra cui vi raccomanderei Laura, ossia Madre dei Draghi, che la, mi sembra l'abbia iniziato lei. Molto molto brava. Detto ciò, torniamo a noi. Ti accoglie a braccia aperte quando gli spieghi chi sei. Ride di gusto quando racconti la storia dell'inferno, ma si fa più serio quando apprende della tua intenzione di spingerti in terre selvagge per cercare Dante, e ti offre subito aiuto. Gli porgi i progetti delle armi che ti ha fornito Tiresia. Li scruta a lungo, poi si mette ad appuntare qualcosa e a tracciare schizzi con un carboncino, quindi a fare dei conti. Plus plus, grazie ragazzi. Serve una lama di ferro più puro. Sopra ci va inciso il testo di Paternoster. E questo glifo di potere a forma di spirale... So io a chi rivolgermi, spiega concitato. Non è finita. L'incisione sulla lama va... tinta di un colore... e deve essere del tono esatto del tuo sangue. A questo penserà un amico. Aspettami qui. Arnolfo torna dopo circa un'ora, con un'arma decorata finemente nel modo in cui ti aveva detto. E ho preso anche queste. Armi fatate dalla collezione del podestà, esclama con soddisfazione. Un arco con faretra stipata di frecce e un tirapugni composto da un corpetto di cuoio che avvolge una solida intelaiatura pura d'acciaio, che termina con un guanto dello stesso materiale sormontato da spuntoni affilati. Scusate che lo rileggo un attimo per comprendere.
un tirapugni composto da un corpetto di cuoio che avvolge una solida intelaiatura pure d'acciaio, che termina con un guanto dello stesso materiale sormontato da spuntoni affilati. Ok, quindi è un guanto con un tirapugni praticamente. Per il colore richiesto della procedura, vi recate da Giotto di Bondone, rinomato artista e amico di tuo fratello. Ma chissà perché ci danno tutti questi nomi, li ritroviamo poi più avanti? Prodarsi, boh. Rinomato artista e amico di tuo fratello. Immerso tra le tele con il viso macchiato di colore, vi saluta con un ampio sorriso e si mette subito al lavoro appena a piena contezza della situazione. Premendoti su un dito la punta della spada, ottiene una goccia di sangue che imprime su un foglio. Mescolando i colori con maestria, replica perfettamente la gradazione. Immergi la lama, le punte di freccia e perfino il tirapugni nella tintura rossa. La procedura è completata. Ora il tuo armamento è incantato. Potrà trapassare non solo i vivi, ma anche le anime dell'oltretomba. Assicurano i tuoi amici. Li ringrazi di cuore e prometti loro di tornare presto con Dante. Poi ti avvii verso le mura e mentre il sole va tramontando, esci da Firenze con animo oppresso, puntando la foresta e chiedendoti fin dove condurrà questo cammino. Un due punti potevamo metterlo, però vabbè. Bestia, molto 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 piacevole, ma grazie! Dalle ultime live dove parlavi della parte interpretativa, direi che ci stai dando conferma della pratica. Oddio, ultimamente sì, sono un po' affaticato dal turno di doppiaggio che ho un po' urlato e robe, ma va bene. Un guanto dell'infinito, ma al posto delle gemme le nocche d'acciaio. Sì, praticamente è uguale. Mi godo la narrazione sdraiato dal divanetto. Scriverò del cell di tanto in tanto. Ma fai bene, Luca. Sì, no, questa roba, raga, cioè, prendetela con calma, state lì a... come audiolibro praticamente. Cercherò di essere il più lento possibile anche, così stiamo attenti tutti quanti. Allora, abbiamo letto quindi la prefazione di Francesco, che si sta preparando con gli armamenti proposti dai suoi amici per andare poi alla ricerca di Dante. Ma Dante che fine ha fatto? Quindi lui è già entrato e secondo la prefazione di Francesco ha visto una sfera che lui è immerso dalle fiamme, ma insieme a lui ci dovrebbe essere anche Virgilio. Ha detto che c'era questa figura che non si capiva bene, però un altro ha detto, cioè il nostro carissimo Tiresia ha detto che è andato con le nove muse, cioè quindi ci sono anche le muse con lui. Andiamo a scoprirlo. Dante. E quindi uscite a rivedere le stelle. Oh, ha già uscito, è già uscito dall'inferno. Quindi siamo alla fine praticamente lui. Che figo. Non hai idea di quanto tu sia rimasto dentro l'inferno, ma questa esperienza ti ha cambiato la vita. Ora tu, Dante Alighieri, hai visto dove possono trascinare il vizio e il peccato e che cosa va evitato per seguire la strada della virtù e della conoscenza che conduce alla salvezza. Ora, soprattutto, sei un passo più vicino a ritrovare l'anima di Beatrice. Grazie al tuo duca e maestro, il sommo poeta Virgilio, potrai riabbracciare la tua amata e riportarla con te, pensi, guardandoti bene dal dirlo al tuo accompagnatore. Non volevi dire a Virgilio che se la vuole bomba. No! Discosti lo sguardo dai sette astri del grande carro e ti volti verso di lui, invitandolo con un cortese cenno a farti strada. Ma la sua espressione è cambiata. Guarda un punto fisso nel vuoto e ha assunto un'aura luminescente che ti sgomenta. Il prodigio dura qualche minuto. Poi l'inclito Virgilio
torna come sei abituato a conoscerlo e ti fissa. Poi l'inclito Virgilio torna come sei abituato a conoscerlo e ti fissa rattristato. Sappi che il fratello tuo, per trovarti, decise di percorrer il tuo stesso cammino in questo regno di tenebra addentrandosi. Presto sarà nella selva oscura, laddove ci incontrammo. Resti a bocca aperta. Tuo fratello. Come fa Francesco a sapere che sei qui? Come gli è saltato in mente di rischiare la vita per venirti a cercare? Guardi con rimpianto il mistero dell'oscurità che ti attende. Consideri il cammino ancora incompiuto verso la tua anima gemella. Scuoti il capo per scacciare un pensiero e fai due passi in avanti, ma subito ti blocchi. Torni da Virgilio. Hai preso una decisione. Duca mio, rianderò indietro laddove siamo usciti. Se il giovin Francesco ha deciso di rischiare la sua vita per trovare me, corrergli incontro è il minimo che io possa fare. Lo spirito del grande poeta annuisce gravemente mentre cammini deciso verso la voragine da cui sei appena spuntato, ma all'imbocco si ferma. Non potrò accompagnarti questa volta. La missione voluta dall'alto, qui, esaurisce il suo tempo. Ma scusatemi, mi fermo un attimo. Ma perché? Cioè, cacchio, sei venuto apposta. Sei venuto apposta per Beatrice e tuo fratello, che vabbè, ho capito, è tuo fratello, ma è un coglione, statte buono. Cioè, questo è il fratello che non credeva abbastanza nelle potenzialità di Dante a sopravvivere nell'inferno, ha detto no, vengo io a salvarti, ma era già uscito. Io spero che ci sia l'occasione nelle scelte di Dante a dare un ceffone a suo fratello e dire che cazzo vieni qua, e ce l'avevo fatta. Porca pu... No. Dante alla ricerca di Beatrice, disposto a scendere all'inferno. Le nove muse fa riferimento alle Elicone. Ah, giusto, giusto, bravo, bravo. Ma lei ha studiato. Io no. Lo capisci e cerchi di non doler... Lo capisci e cerchi di non dolertene più di tanto. Per quanto senza Virgilio sarà dura avere la meglio sulle forze dell'Ade, prima che scompaia. Ah no, scusate, c'era un punto. Rifaccio. Lo capisci e cerchi di non dolertene più di tanto. Per quanto senza Virgilio sarà dura avere la meglio sulle forze dell'Ade. Prima che scompaia, comunque, ti viene un'idea. Quel giovane non avrà, come ebbi io, la tua suprema guida. Solo sarà alle prese con il regno di Lucifero. Fa che qualcuno lo indirizzi. Fa che abbia indicazioni, suggerimenti, dei brani per camminare dritto nelle tenebre. Farai questo, mio duca. Virgilio è sorpreso della tua richiesta. Ci riflette. Poi annuisce e sul viso trasparente ti pare perfino di cogliere una piccola increspatura di sorriso. Non potrò menarlo come ho fatto teco. Ma il suo cammino non sarà oscuro. Ci sarà qualcuno da ammaestrarlo. Parola mia. Il nostro Virgilione, guardatelo lì, che indica le stelle. Cacchio, non ce l'abbiamo nell'avventura. Ma che tristezza. Io speravo di avere un Virgilio. Ho googlato, ricordavo qualcosa perché una XF era fissata con Memnosinei, la madre delle muse. Ah. Ragazzi, Ismaele è persona colta. Ah, ho beccato la mia ragazza con qualcosa da mangiare. Ma cosa c'hai? Una barretta? No, che poi mi si... No, perché poi... Scusate.
Allora, oh, un regolamento, così capiamo che cacchio dobbiamo fare. Ah, c'ho tutta la bocca impastata adesso per leggere. Scherzo. Metti giù quel caffè, signorina Mart. No, no, raga, ormai è partita. Ormai è partita. Iniziato a mangiare. Allora, commedia. Abbiamo il regolamento. In questa avventura interpreterai contemporaneamente a turno. Grazie, bella, un po' d'acqua, grazie. Interpreterai contemporaneamente a turno i due fratelli Alighieri, Dante e Francesco. Entrambi impegnati in una pericolosa e spettacolare ricerca reciproca nei vari cerchi o gironi dell'inferno. Il libro è diviso in 9 canti, in cui i fratelli porteranno avanti l'esplorazione degli altrettanti cerchi del doloroso regno. Per giocare non serve altro che una gomma e una matita. Ah, scrivo sul libro? Mi dà fastidio scrivere sui libri. Vabbè. No, io è una cosa che non faccio manco al liceo. La gente che evidenzia con gli evidenziatori, ma raga, si rovina un libro che potete anche rivendere. Bisogna pensare a livello di marketing. I libri si riusano. E non mi guardare con quella faccia tu. Scherzo, puppi. Vuoi venire a giocare? La salute fisica di Dante è indicata dal punteggio Vita Nova. Quindi doveva stare dietro alla scheda. Ok, questa è la salute di Dante. Comincia l'avventura con 5 punti Vita Nova. Quindi abbiamo 5 punti. Ogni volta che ti comporti in modo maldestro o errato, oppure incappi in accidenti per scelte sbagliate o sorte avversa, quando il testo te lo indica, dovrai sottrarre uno o più punti. Quando arrivi a zero, Dante è morto e la sua avventura è terminata. Ma non è detto che sia conclusa anche la tua partita. Vedi paragrafo morte dei personaggi. L'abilità di Dante è indicata dal punteggio di poetare. Avevamo ragione, ragazzi. Poetare. Cominci l'avventura con 3 punti di poetare. Il punteggio può scendere se ti viene concesso e decidi di impiegare uno o più punti per superare indenne un incontro. Ok. Oppure può salire dopo un certo numero di accadimenti superati. Vedi sezione comportamento. Se arrivi a zero, non ci sono particolari malus, ma non puoi più impiegare questi punti poetare finché non ne recuperi uno più. Vabbè, con i punti quindi dobbiamo superare le prove. Entrambi i punteggi non possono mai superare il valore iniziale, quindi 5-3. Va bene. A sto punto converrebbe... Sapete cosa facciamo? Oddio, potremmo farlo piccolino qua sopra. Così ci segniamo i punti massimi. Sì, sì, si inizia adesso, Luca. Adesso abbiamo fatto una prefazione, cosa è successo, dove siamo, perché Francesco esiste. Io ho sempre adorato la storia dietro gli appunti dei libri che ereditavo. Mi sono commosso poeticamente quando Harry trovò il primo di trova il libro di Piton. Carina, è vero? Preferivo poelare. La cambiamo, decidiamo di chiamarla poelare, raga. Non è poetare, ma è poelare. Poi, cazzo, scusatemi. Cioè, mi dite che è una T questa? Ma una L... Poetare fa cagare comunque. Meglio poelare, c'ha ragione. Ha ragione il nostro Marcello, raga. Dante ha già esplorato una prima volta l'inferno. Ah, questo è il comportamento, ragazzi. Questo è il comportamento di Dante. Dante ha già esplorato una prima volta l'inferno. Non ha bisogno di armi e neppure ne è in possesso. Non so, io un'arma me la porterei lo stesso. Avrai comunque a che fare con personaggi maldisposti e situazioni rischiose.
Capito? In queste circostanze avrai la possibilità di agire in tre differenti modalità per venirne a capo. Ostilità. Con un atteggiamento aggressivo puoi superare le creature più deboli ma renderti vulnerabile a quelli irascibili. Gentilezza. Mostrandoti cordiale o prudente potresti farti amico qualche dannato, ma sarà difficile spuntarla sulle presenze più demoniache. O astuzia. La furbizia verrà utile nelle situazioni più incerte, ma, qualora scoperta, potrebbe generare disavventure certe. Ah, ok, vedi? Qua ci sono i tre punti, giustamente. Quindi, praticamente sono più su carisma e intelligenza. Quindi vado più su intimidire con ostilità, o persuasione con gentilezza, o astuzia, intelligenza, una roba del genere. Devo capire, quindi è più cervelloso. A ogni incontro potrai decidere come avvicinare l'interlocutore e a seconda della tua scelta avrai o meno successo in quelle... avrai o meno successo in quell'evenienza. Avrai più o meno. Ogni volta che impieghi con esito positivo uno di questi comportamenti, barra una delle caselline relative a quella tipologia che trovi nel registro. Quando hai barrato 5 caselline in totale, a prescindere dal tipo di condotta, puoi recuperare un punto di poetare purché non superi mai la soglia iniziale. Dopodiché il conto ricomincia fino alle successive 5 e così via. Quindi ogni volta che impieghi con esito positivo uno di questi comportamenti, barrano le caselline. Ma lui dice, quando hai barrato 5 caselline in totale, a prescindere dal tipo di condotta, quindi praticamente... 1, 2, 3, 4, 5. Cioè non devo quindi fare una riga totale. E lui dice, quando hai barrato 5 caselline in totale, a prescindere dal tipo di condotta, puoi recuperare un punto di poetare. Quindi se ho capito bene, cioè non devo per forza fare una cosa unica. Se ho capito bene. E bassa risoluzione? Ah, dovrei tenervelo tipo così per vederlo meglio. Sapete cosa faccio la prossima volta? Perché adesso la telecamera è attaccata allo schermo. Provo a vedere se ho un altro braccio o mi strumentalizzo in qualche modo per metterlo anche un po' più qua sotto, così magari non mi uccido io a tenervi il libro qua. Prossima volta lo facciamo meglio. E così riuscite a leggerlo meglio, secondo me. Così è fatto molto... Cioè, sì, lo vedo anch'io che è più facile leggerlo. Devo strumentalizzarmi un attimino. Semmai sai cosa, potrei metterlo sotto al microfono? Ci penso. Vabbè, oggi è così. Poi la prossima volta andrà meglio. Allora, sacralità. No, cazzo, ho perso la pagina del... Devo metterci uno sticker, un qualcosa. Così forse... Peggio. Ditemi se è meglio così, se no la rimetto la luce. Però secondo me è meglio lo stesso con la luce. Boh, non cambia un cazzo. Di ritorno all'inferno, dopo averlo già esplorato una volta... Ormai Dante è assuefatto a questo scenario. Numerosi dannati proveranno a riavvicinarti e pregarti di porre fine alle loro eterne sofferenze, con un'intercessione che li possa far ascendere ai cieli. In questi casi, quando il testo te lo indica, puoi agire in due modalità: concedere l'assoluzione allo spirito che ti ha invocato, oppure abbandonarlo alla sua condanna eterna. Solo che dopo hai deciso come comportarti, controlla nel libro delle anime, in fondo al volume, quale sarà stato l'esito della tua scelta. Ok, quindi c'è un libro delle anime in fondo. Che penso ce lo diranno. Ogni 5 non è sacralità. Un punto di poelare. Lo chiamiamo così.
non è poetare, ma è poelare. Sulla base di ciò che ti dice il testo, aggiorna il registro e modifica l'indicatore di sacralità. Sale ogni volta che assolvi e scende ogni volta che condanni. Da veterano dell'inferno comincia la tua avventura a 7. E la Madonna. Quindi io ho 7 di sacralità. Avere un punteggio alto ti consentirà di mantenere il piede fermo nella missione di correre incontro a tuo fratello. Un punteggio basso ti renderà sempre più assuefatto dalla quintessenza demoniaca, con conseguenze imprevedibili, ma potrebbe concedere possibilità straordinarie a chi, per la seconda volta, ardisce a esplorare i cerchi maledetti. Non c'è un limite in basso o in alto in questo punteggio. Ok, il limite lo leviamo. Quindi di per sé potremmo fare anche una specie di avventura malvagia o benevola. Sì, i punti poesia erano molto meglio, ragazzi. Quindi, figo, facciamo un Dante cattivo? No, tu vai all'inferno e ci marcesci, brutto stato. Ecco qua invece Francesco. La salute fisica di Francesco è indicato dal punteggio di forza. Comincia l'avventura con 5. Che immagino sia come vita nova di Dante. Comincia l'avventura con 5. Ogni volta che vieni ferito in combattimento ti capita una disavventura per scelte errate o cosa. Il testo ne indica sottrarre 1 più punti quando arrivi a 0. Francesco è morto, la sua avventura è terminata, ma non è certo conclusa. Partita, ma ho morto dei personaggi. Uguale, ok, è uguale. Invece il suo punteggio per fare le azioni è la lotta, che ne ha 3. E sarà uguale a Dante. Decidi di spenderne oppure salire. Vedi la sezione combattimento. E invece nel Dante era comportamento. Quindi Dante è comportamento e invece Francesco è combattimento. Se arrivi a 0 non ci sono particolari malus, ma non puoi più impiegare punti lotta. Combattimento. Nella sua prima esplorazione degli inferi, a Francesco capiterà di avere a che fare con numerosi e temibili nemici di origine ultraterrena. Come è letto nel prologo, hai a disposizione 3 tipi di armi speciali, modificate in modo da poter causare notevoli danni alle creature infernali. Abbiamo la spada. È l'arma più potente a disposizione, ma è relativamente lenta da sguainare e mettere in guardia. Mi è andato di traverso un cereale della pupi. Scusate. La scintilla negli occhi di Quarto a parlare di personaggi malvagi. Dante oscura pulsione. Facciamo Dark Urge Dante, ragazzi. Dai, facciamola sanguinolenta. Diamo tipo stile... come si chiama? Quel gioco. Come si chiama quel gioco dove spari ai demoni in una maniera incredibile? Con la musica metal. Oddio, che vuoto. Non mi ricordo. Allora, pugno. Il guanto metallico potrà sferrare un attacco più rapido, ma meno letale e nocivo di una buona lama. Si può usare solo da vicino. Lancio. L'arco è l'arma più lenta da innescare, ma è ideale per mantenere le distanze. Non costituisce l'optimum nel corpo a corpo in situazioni disagevoli. Quindi in teoria, secondo me, dovremmo sempre iniziare... Bravo, Doom. Dovremmo sempre iniziare un approccio, secondo me, da distanza, se siamo già a distanza. Poi... Se creatura è grossa e lenta, pugno. Se creatura piccola e stronza... No, non è vero. No, se creatura grossa, spada. Pugno lo usiamo con noi demonietti piccoli, immagino. A ogni scontro potrai stabilire come approcciare l'avversario e a seconda della tua scelta avrai meno successo nel duello. Ogni volta che impieghi con esito positivo una di queste armi, barra una delle caselline relative... Quando hai barrato 5 casaline in totale, a prescindere dal tipo di arma, prende un punto lotta. Va bene, questo è normale.
cura delle anime. Come secondo vivente presente attualmente nell'inferno, Francesco rappresenta una singolarità eccezionale. Molte anime tormentate cercheranno di conoscerti e implorarti affinché tu possa intercedere al loro favore per ottenere il perdono e la salita al paradiso. In queste circostanze, quando il testo te lo chiede, puoi comportarti in due modi: concedere l'assoluzione allo spirito che ti ha convocato oppure abbandonarlo alla sua condanna eterna. Solo dopo che hai deciso come agire, controlla nel libro delle anime in fondo al volume, bla bla bla, questa l'abbiamo letto anche prima, quindi sale ogni volta che assolvi e scende ogni volta che condanni. Da esordiente nel doloroso regno comincia la tua avventura da tre, a differenza di Dante che ormai è montato e costruito a 7. Avere un punteggio alto ti consentirà di rimanere umano e non soccombere alle lusinghe e di compromissione dell'inferno. Un punteggio basso, d'altro canto, ti renderà più manipolabile dalla volontà demoniaca, ma potrebbe anche aiutarti a sviluppare proprietà maliziose che ti renderanno più disinvolto e ambientato in un contesto del genere. No, raga! Partita della vita. Allora, ascoltate. Facciamo Dante Dark Urge e il fratello invece buono. Così facciamo incontrare, secondo me poi Francesco deve uccidere suo fratello. Per me questo sarebbe un esito gigantesco. Tipo Dante è diventato così... Cioè, rifacendo il viaggio, perderà per sempre Beatrice, corrompendosi al male, mentre Fra è l'eroe della questione, sarà lui ad andare avanti in questo percorso. Potrebbe essere interessante, secondo me. Già interessante, sì, cazzo. Questo secondo me è carino. Se fosse così, Poi... Ma cosa succede quando muore un personaggio? Cosa che sicuramente succederà a noi. Quando uno dei due fratelli Alighieri muore, si interrompe la sua personale avventura, ma non la tua partita complessiva. Salta al canto seguente e continua a giocare solo i cerchi dall'altro fratello. Ok, quando uno dei... Salta al canto seguente e continua a giocare solo i cerchi dell'altro fratello, saltando le tappe di quello passato a miglior vita. Quando arrivi al capitolo finale, nei passaggi in cui ti verrà chiesto se ambedue gli Alighieri siano in vita o meno, dovrai seguire le indicazioni del testo. Se entrambi i personaggi muoiono, l'avventura è finita del tutto e bisogna ricominciare dal prologo. Allora, raga, facciamo delle scelte interessanti, ma... Non voglio poi riniziare da capo con quante live, immagini, dobbiamo ricominciare poi da capo che abbiamo sbagliato tutto. Vediamo. Oggetti speciali. Nel corso della doppia avventura nell'oltretomba, sulla scorta delle loro azioni e scelte, entrambi i fratelli avranno l'opportunità di raccogliere 4 oggetti speciali ciascuno, che qualora decidano di prendere, andranno riportati nell'apposita rispettiva sezione del registro. Trattandosi di elementi dell'inferno di origine diabolica, non sarà scontato che il loro possesso e impiego possa portare vantaggi al protagonista di turno. Starà all'arguzia del lettore saper discernere con l'aiuto della divina provvidenza. A entrambi i personaggi, nel corso dell'esplorazione dei cerchi, verrà chiesto di volta in volta dal testo di appuntare elementi raccolti, azioni compiute, indizi scoperti, risultati centrati o meno, statistiche minore e valide solo per quel dato girone. Dopo il registro sono presenti spazi appositi di note per ciascun cerchio, allo scopo di appuntare ognuna di queste situazioni di gioco e parametri in ogni zona dell'oltretomba. Il lettore potrà tenerne conto e usarli in modo a lui più pratico e comodo possibile. Questo volume è tarato su una difficoltà media alla portata di ogni lettore. Per disvelare comunque gli enigmi più peculiari dell'opera, in fondo al libro è presente una sezione di soluzioni che fornisce un aiuto a chi dovesse rimanere bloccato o avere qualche difficoltà nei passaggi più sfidanti. Ma noi abbiamo il potere della chat! Vero chat? Nota fan, Dante che si è fatto l'inferno impazzisce tornando indietro mi sa di scemo. Ma come mi sa di scemo? No, Isma. Dante Savernus.
Bardock non è male come classe, l'ho fatto come personaggio. Bardo Warlock è fortissimo, molto bella sul carisma. Ragazzi, siamo pronti? Nono cerchio. Partiamo con Dante? Ci lanciamo allora? Vediamo un po' com'è questa avventura qua. Finirà malissimo, un 10 pagine. Ma perché ho questa impressione anch'io? Va bene, signori. Si parte. E qua abbiamo già un primo demone. Ho già caga. Io so già che moriremo. Vabbè, non dico niente. Ti cali attraverso il pertugio tondo da cui siete usciti poc'anzi e saluti una volta ancora il mondo chiaro della luce, chiedendoti se in quella seconda discesa negli inferi riuscirai a cavartela da solo senza la guida del tuo duca Virgilio. Attraverso il cammino ascoso raggiungi di nuovo il ruscelletto che avevi incrociato prima durante la risalita e ti inoltri nella Natural Burella, la galleria sotterranea che ti riporterà al Vermo Reo, il disgustoso Lucifero. Continui a percorrere il condotto, ma dopo qualche minuto, temi di aver già perso l'orientamento. Non riconosci questi passaggi e ne hai la conferma quando ti si para davanti un bivio che prima non avevi incrociato. Il canale si divide in due gallerie altrettante buie, in apparenza, però del tutto simili. Destra o sinistra? Vabbè, iniziamo. Si inizia già con 50-50. Strappa le pagine delle soluzioni, Honor Mode. Lucifero ha detto il merdo, no. Allora, qua dobbiamo andare a destra o a sinistra? Destra direi anch'io, sinistra non è la mano del diavolo. Sempre destra. Non fate... Va bene. O moneta o... No, io sarei andato a destra. A sinistra è la scelta del diavolo, ragazzi. Peccato che la chat sulla OBS mi viene lenta. Forse devo cambiare un'impostazione online. Però vi vedo qua invece dall'altra parte. Dadi. È vero, potremmo usare anche dei dadi. Bravo, Marcello. Mi piace questa idea. Vado a prendere un dado. Ci vuole un dado a tema? Allora, cosa volete? Allora, abbiamo... forse devo usare questa telecamera. Chi dei due riesce a vedere meglio le cose? Teoria questa. Oh. Abbiamo un D20 bello dei Dice Slayer. Salutiamo i Dice Slayer. Questa potrebbe essere il nostro dado storie. O se no, l'unico D20 che adesso ho trovato, perché in teoria non ho un altro, però un po' più demoniaco, per intenderci per i colori che ha. Porca puzzola. Aspettate. Questo dado che è un rosso nero. Si leggerà meno
i risultati. Oddio, in realtà. Il milanista. Uno per Dante e uno per Francesco. Ma quello stellare è troppo bello per Dante, per Francesco. Ah no, ce n'è uno qua. Guarda, guarda qua. Sono circondato da dadi, anche qua nello studio. Oh, facciamo così, raga. Uno blu e uno nero rosso. Quello blu è di Fra. Quello rosso è di Dante. Che dite? Si fa? Poi daremo la colpa sempre ai dadi. Allora, però teniamo anche delle regole, non è che possiamo sempre fare i dadi. Io direi, quando siamo indecisi, andiamo sul dado. Quando invece siamo abbastanza certi di quello che vogliamo fare, scegliamo noi. Cioè, non stiamo qua a mettere il dado ogni volta, che sennò è un bordello. Leggi il messaggio sopra, scusa. Domanda seria, scusa, non l'avevo letto. Quarto, fino a quanto sarai in live? Devo prendere un medicinale che mi metterà tanto sonno, non vorrei perdere le... Allora, io in teoria farei un capitolo più o meno a botta, però non so quant'è un capitolo, perché poi andiamo avanti, cioè ci sarebbe il secondo canto con Francesco. Allora, se tutto questo è Dante, in teoria... Io vorrei finire la live entro le 8 e un quarto, 8 e mezza massimo. Se per voi va bene. Io terrei questo orario qua. Dipende da che ora finiamo, però direi 8 e un quarto, 8 e mezza massimo. Ok. Allora. I dadi li abbiamo e il resto abbiamo qua. Io direi... La nostra prima scelta, lasciarla al caso, brutta. Brutta, brutta, brutta. Posso dirlo che è brutta. Quindi, secondo me, destra. Sì che abbiamo preso i dadi apposta per fare le robe, però ho visto che eravamo un po' tutti d'accordo ad andare a destra. Quindi io direi destra. Andiamo all'11. Il primo che mi dice sì, faccio sì. Vado. Se no, dado. Dado o sì? Vado, vado. Va bene. 11. Volessi andare a giocare da qualche parte a Milano, dove potrei andare? Fammi vedere se fanno un evento, perché sennò ti consiglio già subito dove. Luca, devo organizzare, hai ragione. Devo fare degli eventi anche io qua, ma... Avere il tempo. In teoria la casa dei giochi fanno sempre qualcosa. Se no, casa dei giochi o se no... Titanfall. Titan si chiama. Mi sembra si chiama Titan l'altro. Comunque a casa dei giochi lì c'è sempre gente che gioca. Magic, giochi da tavolo... Giochi di ruolo, dipende da chi trovi. A volte c'è anche Matt, degli Intel. Copre il cellulare che si vede tutto. Si vede tutto cosa? È il mio gatto. Nemex, se vuoi giocare a... Ma giochi di ruolo poco. Ormai più ballare, cantare, arcade, di sicuro. Ma poverino, gioca il Divers. Molto divertente. Andiamo al punto 11. Eccoci qua. Titubante, imbocchi la strada di destra, sperando che sia quella giusta. Continui a percorrere il condotto, immerso in una penombra appena rischiarata da un'aura innaturale. Il passaggio svolta di colpo e, per l'impeto di correre incontro a tuo fratello, quasi vai a incespicare contro un grande serpente di fuoco che si dimena dinanzi a te. Ti blocchi e indietreggi, terrorizzato.
e il rettile sprigiona fuoco dalle sue spire ed emette un sinistro sibilo con la lingua biforcuta. Ha corna demoniache, come mai visto in natura, e la coda è oscenamente tripartita. La creatura, a sorpresa, fa bella. Tuo moto vive. Sibila minacciosa. So che dalle mule esce mai più può rientrare. Il messaggio di questo abominio è chiaro, ma tu hai una missione vitale da compiere, perciò cerchi il modo migliore di superarlo. Attenzione. La democrazia non aspetta, vedo che qua comunque abbiamo dei soldati pronti. Se ti comporti con ostilità, vai al 13. Se adoperi gentilezza, vai al 28. Se tenti l'astuzia, vai al 19. Se spendi un punto di poetare per superare questo avversario, aggiorna il registro e vai a 42. Ecco, già iniziamo. Già iniziamo. E siamo messi male. La democrazia ha risposto a tutto. Allora, il messaggio dell'abominio. Riguardiamo un attimo. Arresta il tuo moto vivente. Ciò che dalle tue... No, ciò che dalla burella esce mai più può rientrare. Vabbè, ci sta intimando quindi di ritornare indietro. Arresta. Ripeto per tutti quanti. Arresta il tuo moto vivente. Ciò che dalla burella esce mai più può rientrare. Po. In realtà non dice può, dice po, però quello è il senso. Noi quindi abbiamo quattro modi: ostilità, gentilezza, astuzia, o se no usare un potere, un punto di poelare. Allora, andare con ostilità mi sembra, cioè, abbiamo detto che è un serpente di fuoco che si dimena dinanzi a me. Cioè, sprigiona fuoco dalle sue spire ed emette un sinistro sibilo con la lingua biforcuta. Io sarei andato di astuzia. Non so voi. Gentilezza, secondo me... Ah, vedo che siete tutti quanti d'accordo, astuzia. Sono d'accordo anch'io, astuzia. Andiamo quindi al punto 19. Dovrò fare un bot per le... Penso esista. Farò un bot per le decisioni ogni volta, così ogni volta, poveretti, non dovete scrivere, almeno cliccate. Dantesco, bello, io andrei di cattiveria astuzia, ricordando il ceppo duro di Virgilio, astuzia, astuzia. Vedo che la maggior parte è astuzia, quindi tutti quanti astuzia. 19. Recedi con aria dimessa, lasciando credere al serpente di averti indotto a desistere. Ma non appena sei fuori dal suo sguardo, al riparo dietro la curva, prendi dei piccoli frammenti di roccia che hai trovato e li lanci verso il buio. Senti il rumore sinistro del rettile che striscia lungo la burella, andando a controllare cos'è stato. Appena ti oltrepassa, ti slanci di corsa e a perdifiato verso il proseguo del condotto, sperando di sfuggirgli. Il serpente è più veloce di te e ti raggiunge mordendoti. Oh, cazzo. Riesci a infilarti uno dei lunghi denti alla base del piede, provocando un dolore indicibile. Perdi un punto di vita nuova. Per tua fortuna, perde la presa e si stacca. Continui a correre senza sosta lungo la burella e ti fermi a recuperare fiato solo quando sei certo che non ti seguirà di nuovo. Ma raga, abbiamo sbagliato già. Cioè, siamo partiti e abbiamo già preso un punto. Ma cacchio. Male, ma non malissimo. Parkour! Esatto, parkour. Cacchio, dovevamo andare direttamente...
Ma ostilità era... No, o abbiamo sbagliato strada, però no, tendenzialmente, boh. Virgilio insegna di avere il ceppo duro contro le... Ma allora, il ceppo duro secondo me si può averlo... Il ceppo duro si può averlo con le entità che ti fermano, ti chiedono no, ascoltami e robe. Invece lì deve essere duro. Ma le entità dell'inferno... No, no, ci siamo staccati da lì dal dente, non ce l'abbiamo. Ben presto la burella si fa troppo ripida per camminare. Sei costretto ad arrampicarti su provvidenziali spuntoni di roccia. Il vestito ostacola i movimenti e ti penti di aver indossato questi pomposi indumenti scarlatti per una così difficile missione. E beh, adesso sì, infatti non si scende, si sale. Scusate, non leggete da qua. La preoccupazione aumenta nel notare l'assenza delle colossali zampe di Lucifero che, come un albero pieno di rami secchi, avevano funto da scala nel precedente passaggio tuo e di Virgilio. Ma proprio come temevi, lui non c'è. La voragine dov'era bloccato nella superficie di ghiaccio del lago è ora vuota. Non devi aspettare molto per scoprire dov'è. Il re dell'Ade ce l'hai alle spalle. Ti stava aspettando. L'imperatore di questo doloroso regno ha una sola testa e tre volti dalle fattezze mostruose. Il viso frontale è rosso come il tuo vestito, giallo quello di destra e scuro l'altro. Quando parla, le bocche si muovono all'unisono e la commistione di tre voci producono una cacofonia assordante. Aiuto! Grazie, mortale. Benedetta sia, o meglio, maledetta, la famiglia Alighieri, discesa all'inferno. Libero sol grazie a voi, ora sono e pronto a riprendermi il mio vero reame, quello del paradiso. Esclama prima di prorompere in una risata ancor più raccapricciante, che ti fa cadere in ginocchio. Che cosa? Ma com'è possibile? Balbetti in preda al panico. Perché proprio noi Alighieri? Quale fu nostra colpa? È scritto che lo conto delle anime dannate e salvate che si trovano all'inferno e al paradiso sempre debba essere pari tra questo regno e l'altro. Sì, raga, siamo già morti. Finito l'acqua. Risponde il vermo. La tua discesa già aveva sbilanciato il computo e incrinato i miei vincoli. L'arrivo del fratello tuo ha una volta per sempre spezzato le catene e reso più forte questa mala parte. Sono libero. Posso radunare i miei diavoli e partire alla riconquista di quello che mi apparteneva. Ti senti mancare, ma reagisci. Troverò mio fratello e anche il modo di impedirti cotanta vergognosa follia. Or conosco l'inferno, cerchi, dannati, vestiboli e uscite e passaggi. Ci metterò ben poco a raggiungere Francesco. Lucifero ti guarda con aria malevola. Ne intendi ogni cosa? Sei sicuro? Alza una delle sue zampe, che terminano con uno zoccolo caprino, e la sbatte a terra. Subito si apre una crepa che guizza nella tua direzione, facendoti perdere l'equilibrio. Annaspi e cade all'indietro, sorpreso nell'acqua che ha cominciato a zampillare dalla fenditura nella roccia nera.
vieni investito in pieno e bevi largamente prima di riuscire a scansarti dalla cascatella. Riprendi fiato, tossendo e sputando alcune gocce finite di traverso, ma ti senti confuso. Hai testé conosciuto le acque dell'Ete che la memoria attenebrano, ti svela Lucifero, mentre prendi consapevolezza di ricordare molto meno di quanto credevi dalla tua prima esplorazione questi recessi. Ma ora basta perdere tempo con te. Potrei schiacciarti qui, ma preferisco che sia l'inferno a reclamare la tua anima. Dio. Mentre la coda triforcuta fende l'aria, passandoti pericolosamente vicina, lo vedi spiegare le ali e flettere le zampe, preparandosi a spiccare il volo. Concepisci un piano ardito: aggrapparti all'estremità di Lucifero e sfruttarlo come passaggio. Ma sei così coraggioso da rischiare l'osso del collo? In alternativa, puoi esplorare il cerchio e trovare un altro modo. Vai al 4 se ti attacchi alla coda. Se resti a guardare, vai al 16. Allora. Ma abbiamo un... No, la prossima volta veniamo soprattutto con la forza. Siamo già morti, esatto. Ciao, Lara! È chiaramente Asmodeus, è chiaramente lui. In realtà Lucifero esiste. Guarda. Usare il diaframma mi fa ruttare. Ascoltavo senza guardare e ho pensato a una patch in audio italiano per Baldur's Gate 3. Disimpegno subito. E se mi attacco... No, non si attacca lì. Ce l'avrà? Allora, raga, io andrei YOLO. Allora, sapendo che secondo me ci becchiamo una botta. Ma tanto l'abbiamo già presa. Ne abbiamo quattro, poi ci guariamo, cioè, guariamo in qualche modo. Bisogna pensarla in due modi. Allora, se noi scegliamo la 4, di sicuro ci pigliamo una botta. Perché Dante non è forzuto, non è come suo fratello. Se invece rimaniamo a guardare Lucifero che vola verso il paradiso, è la via più safe. Però potrebbero caderci anche le macerie, per intenderci. Come Minsk è il sogno di Quarto. Esatto. Esatto. Ci attacchiamo? Comunque, Lara, stiamo leggendo un libro game Inferno. Ci attacchiamo, direi. È la cosa più divertente. Attacchiamoci. Ma sì, attacchiamoci. Prendiamocele ste botte. Comunque, voglio rendervi conto che ci stiamo, secondo me, ammazzando, eh? E poi comunque il 4 è il mio numero, quindi. Andiamo. Con un moto di ardimento, ti lanci verso la coda fluttuante e la ferri. Temi di cadere rovinosamente mentre vieni sballottato a destra e manca. Mantieni la presa salda, ma non sarai in grado di resistere a lungo. Poi, d'un tratto, il movimento cessa. Guardi in alto e vedi che Lucifero ha cominciato il volo per risalire la voragine infernale. Non si è accorto di te. Per lui ha le dimensioni di una mosca. Scruti la superficie cristallizzata del lago Cocito, farsi sempre più piccola, e con essa i dannati immersi nel ghiaccio diventare via via puntolini. Stai quasi sperando di passare indenne al prossimo cerchio, quando una voce tonante grida... Qualcuno pensa di essere molto furbo. Un colpo di coda ti fa compiere un giro completo che ti manda le viscere in gola finché non vieni sbattuto contro la roccia infernale. Esanime, ti lasci andare e precipiti. Oh no, raga. Per fortuna, un piccolo avvallamento arresta la caduta con un atterraggio relativamente morbido, ma i danni non sono pochi. Madonna. Perdi 2 punti di vita. Ma cacchio, lo sapevo che era una pessima idea, io lo sapevo, ma perché vi sto ad ascoltare? Porca trota.
Ti rialzi dolorante e noti un oggetto poco vicino. Si tratta di una scaglia cornea di colore scuro che riconosci subito come parte della coda del monarca infernale. Deve essersi staccata nella collisione. Se vuoi portarla con te, segna la squama di coda tra gli oggetti speciali di Dante del registro. Ma la prendo subito, cioè ci siamo presi tutto? I danni e robe, voglio subito. Com'è che la chiama? Squama di coda. Almeno qualcosa ce lo prendiamo. Fermi. Come fermi? No, ci abbiamo rimasti due punti vita. Dobbiamo stare... Raga. Dobbiamo stare più safe adesso, eh? Abbiamo un'arma, comunque. Un'arma. Potrebbe anche essere un distintivo. Se vuoi portarla con te... Vabbè. Ti accorgi ora di essere all'interno di una cavità di proporzioni colossali. Quella che hai dinanzi sembrano torri, ma poi recuperi lucidità e capisci che si tratta di gambe umane, sebbene gigantesche. Non sei troppo lontano dal pozzo dei giganti. Ora cominci a ricordare qualcosa. E rammenti anche che, per sfuggire all'oblio dell'ete, hai a disposizione i tuoi appunti. Quando sei entrato all'inferno, Virgilio... Questa cosa, secondo me, non ci fa leggere bene. Quando sei entrato all'inferno, Virgilio ti ha rifornito di stilo e pergamena per annotare e riportare poi al mondo le cose che hai visto qui. Noti con stizza che parte dei tuoi carteggi è danneggiata e la scrittura confusa dall'acqua... è la scrittura confusa dall'acqua, ma molto del materiale è salvo e sei sicuro che ti sarà di grande aiuto. Alzi gli occhi al cielo e vedi la sagoma spaventosa di Lucifero allontanarsi sempre di più verso l'alto. Comprendi che, se vuoi seguirlo, l'unica speranza è invocare una di queste creature mastodontiche e farti trasportare al livello superiore. Impiegheresti ore a percorrere le miglia necessarie per raggiungere le figure più lontane dall'altro lato del pozzo circolare. Così ti soffermi sui giganti che ti sono più vicini. Li guardi bene, sperando di intuire quale sia il più affidabile. Poi consulti gli appunti cercando conferma. Leggi i nomi e una breve descrizione, ma non sono comprensibili le loro storie. Dobbiamo scegliere il gigante. Se scegli Fialte, il più massiccio, vai al 25. Se chiami Nembrot, il più ridotto, vai al 33. Se chiami Briareo, il più deforme, vai al 22. E qua anche la situazione non è facile. Allora, secondo me dobbiamo basarci sugli aggettivi. Il massiccio, secondo me, è quello che ci fa il culo. Il ridotto e il deforme, secondo me, sono queste due le scelte. Allora, il deforme può essere sminuito dagli altri come il ridotto. Però il deforme potrebbe anche essere deforme perché è stronzo. Quindi io sarei... Il massiccio no. Massiccio no. Ci fa... Secondo me ci fa il Q. O ridotto, quindi Nembrot o Briareo. Quindi il deforme. Allora, qua abbiamo... Abbiamo un Nembrot, un Deformet, il grossone Isma, due deformi, il grossone mi fa il gentile, ma il grossone secondo me, cioè il massiccio vuoi proprio, massiccio secondo me no, deforme, abbiamo più voti per il deforme.
Io opterei per il deforme anch'io. Il massiccio forse è lento, può darsi. Non sappiamo se dobbiamo basarci poi tanto sulla velocità. Cioè lui l'ha detto che in teoria dovremmo fare veloce per raggiungerlo. E ha ridotto paura che sia più veloce ma non ha abbastanza forza per lanciarci. Il massiccio avrà la forza ma ci farà il male. E invece secondo me il più deforme è quello secondo me sminuito che dovremmo lavorarcelo un pochettino di più. 22? Io confermo. Vado. Ho perso una ciabatta. Leggiamo cosa ci racconta. Il deforme. Pronunci la formula di invocazione al gigante, sperando che ti degni di attenzione e sia bonario nei tuoi riguardi. Una visione da incubo spunta dall'alto dei cerchi superiori. Un colosso di proporzioni umane, ma alto almeno un centinaio di braccia. Calcoli velocemente una ventina di diversi crani prima di perdere il conto per il raccapriccio e non eri nemmeno a metà. E mani e piedi saranno almeno il doppio. Invocandolo, hai attirato l'attenzione di tutte le sue facce. Mille occhi ti fissano con aria poco rassicurante. Minchia. Chi osa disturbare Briareo? È più il gigante. Chi osa disturbare Briareo? Tuona dalle innumerevoli bocche con voce talmente stentorea che rimbomba per tutto il cocito, costringendoti a tapparti le orecchie. Briareo, ti senti mancare. Se non ti muovi con circospezione sei perduto. Questo è uno dei centimani. Tra le creature più mostruose e crudeli delle ere passate. Ma raga, ma non possiamo... Cioè, vabbè. Non possiamo prendere sempre quelli pessimi. Ma che palle. Da prima alleati di Zeus, poi ribelli. Sconfitti e incatenati nel punto più basso dell'oltretomba per la loro disubbidienza alle divinità. Come si sia liberato è un mistero, ma temi che abbia a che fare con la risalita di Lucifero, che ha scompignato tutti gli equilibri di questo mondo. Oh, possente Briareo, che da solo potresti sterminare un esercito, lo blandisci. Abbi pietà di un umile poeta che anela a risalirlo inferno. Avrai visto da qui l'angelo decaduto lasciar la sua prigione. Bisogna che qualcuno lo fermi prima che distrugga questo mondo e quell'altro. Aiutami e ti prometto di renderti maggior fama immortale. Vivente io sono e la tua storia racconterò ai posteri. La creatura resta immobile, come riflettendo sul da farsi. Che cosa potresti fare tu, misero mortale, contro il re degli inferi? Ribatte facendo schioccare decine di lingue. Ci sta pensando su. Se il tuo livello di sacralità è almeno 10, vai al 12. No. Se compreso tra 9 e 7, vai a 15. Se minore di 7, vai al 9. Noi abbiamo 7, se non sbaglio. Raga, ma va male. Una delle lezioni del mio prof d'italiano. Nelle vecchie opere, i personaggi brutti sono metafore di cattività. Vabbè, Isma, senti. La prossima volta ci dici tutto quanto te. Hai ragione. Devo andare dal ridotto, ho sbagliato. Porca trota, raga. 15, perché abbiamo sacralità 7. Resti pietrificato dal terrore quando vedi una mano enorme
saettare verso di te. Non fai tempo a rivolgere una preghiera alle tue... alle altezze celesti che ti si chiude addosso, facendoti soffocare. Una tortura tremenda, ma breve. Il gigante ti solleva dal lago gelato e ti porta dove volevi. Anche se ti lascia cadere... anche se ti lascia cadere. E l'atterraggio non è dei migliori. Perdi un punto di vita nuova. No, ancora! Raga, siamo a uno. Posso dire... Hai capito lo scopo di questa creatura malvagia. Vuole giocare con te come il gatto con il topo, ma non gli dai modo di afferrarti di nuovo. Con agilità sfuggi alle dita enormi e ti metti fuori portata. Vai al 45. Bene, ma non benissimo. Ma porca puttana. L'ingresso al prossimo cerchio appare devastato, come se la roccia fosse stata travolta da un terremoto e un uragano insieme. Come se la roccia fosse stata travolta da un terremoto e un uragano insieme. Sospiri, intuendo che si tratta dei segni del passaggio di Lucifero, e capisci che il re dell'inferno ha molto vantaggio. Peraltro, devi ancora escogitare un modo per riuscire nell'impresa di batterlo e ridurlo di nuovo in vincoli. E come se ciò non fosse sufficiente, c'è da ritrovare Francesco, che ha ben pensato di complicare ulteriormente le cose. Preso da questi pensieri, quasi non ti accorgi di una figura femminile che all'improvviso compare sulla tua strada. Aguzzi lo sguardo e resti incredulo. Non può essere. Ma il fiato esce da solo dalla bocca. Beatrice, sei forse tu? Sconcertato, le corri incontro. Allora. Magino! Ma grazie, ripeto, chiedo scusa perché purtroppo non ci sono gli alert per le donazioni. Grazie per i 5. Ma sei troppo carino, davvero. Mi fa recuperare la birretta, mi fa recuperare un po' di corde, mi dici? Grazie, molto molto carino, davvero. Grazie davvero, Gino. Mandiamo un po' di cuoricini a Gino, ragazzi. Allora, questo format vi piace? Allora, finiamola qua, perché a quanto pare poi si continua con Francesco e sono già le 8:10, visto che poi c'è gente che deve mangiare, deve andare a far serata perché è venerdì. Allora, io voglio chiedervi due cose, tre. La prima, date tutti quanti un bacio a Gino, perché è bravo. Allora, un cuorigino, esatto, date un cuorigino a Gino. La prima cosa che vi voglio chiedere è... questo format lo volete fare il martedì sera piuttosto che il venerdì pomeriggio, o lo teniamo venerdì pomeriggio? Essendo... allora... martedì sera ci sarebbe serata Baldur's Gate, quindi si cambierebbe. Terremo venerdì pomeriggio Baldur's Gate e invece martedì sera questo, se no si tiene la cosa uguale. La cosa è che questo si guarda meno, cioè si potete anche ascoltare, non c'è problema. Quindi non so poi se va più alle vostre esigenze, se conviene più tenerselo questo venerdì che è uscita dal lavoro, ve lo ascoltate con calma. Direi venerdì va bene. Vedo un po' di vostri risultati e poi capisco. Venerdì. E in seconda cosa, mentre rispondete al venerdì o martedì, vi voglio chiedere se avete dei consigli. Allora, di sicuro io cerco adesso un bot da mettere per le scelte, perché così almeno potete fare direttamente cliccando, è molto più facile anche per voi. Se avete consigli del genere, nel senso, volete che la telecamera sia più vicina, questo è un altro lavoro che devo fare.
Per il resto, se avete delle cose, perché vedo che vi sta piacendo il format, mi sta piacendo molto anche a me. Non sarà il nostro primo, l'unico libro game, secondo me. Andremo molto avanti. Ah no, la cosa più... a me non cambia troppo, martedì per ascolto, good, ma non parteciperai troppo. Ok, venerdì. Teniamolo venerdì pomeriggio. Venerdì pomeriggio, libro game. No, la cosa che invece volevo chiedervi è... se avete un'idea per il format. Io ho messo doppiatore versus libro game. Avete visto forse anche nella copertina, se non la vedete, poi tanto la vedrete quando finirà. La copertina del video, della live. Praticamente io metto l'immagine del libro che andiamo a trattare, c'è scritto doppiatore versus libro game. Una cosa molto basic che aiuta anche magari ad attirare gente che non si conosce, quindi non volevo utilizzare tipo quarto che legge il libro game, che dice che cazzo è quarto. Quindi stavo pensando un'idea... A me non mi dispiace doppiatore versus libro game, di per sé noi doppiatori ci mettiamo a combattere contro ogni giorno contro diversi tipi di prodotti, tra documentari, animazione, detto libro game che nessuno fa, un doppiatore che si mette a fare libro game, dai, yeah. Quindi mi sono detto, secondo me può stare così. Se vi piace il format lo teniamo così, il nome anche. Io terrei allora il venerdì per fare il libro game insieme. Tranquillo Gino, vai a mangiare, grazie ancora davvero, sei stato veramente carinissimo. E io ringrazio tutti quanti voi invece. Se volete scrivermi consigli me li potete scrivere lasciando un commento qua nel video, che tanto rimarrà a disposizione di tutti quanti, o se volete cercarmi anche su Instagram direttamente potete anche scrivermi lì. Forse dovresti mettere di volta in volta anche il titolo del libro, magari solo nella copertina. Ok, sì, allora avendo lasciato la copertina del libro nel riquadro del video, ho detto magari si legge, però magari potrei fare anche un titolo più grosso. Ci penso. E che dire, ringrazio anche chi verrà a vederlo dopo in differita. Che dire, è stata un'avventura, soprattutto adesso che sono anche abbastanza stanco di bocca un po' a parlare. È stato molto divertente, molto interessante. Vedi che non si aggiorna. Vedete che in basso a sinistra dove c'è scritto Super Chat non si è aggiornata quella di Gino. Adesso poi capisco anche questi problemi tecnici che faccio. Ragazzi, che dire, vi ringrazio per la vostra onestà, oltretutto, per aver giocato con me. Io spero che con Dante di non morire. Abbiamo un punto. Uno. Però abbiamo anche una scaglia, quindi... vado a fare il pollo, bravo, vai a fare il pollo. Ci vediamo direttamente quindi martedì con la live e se riesco a mettere a posto il software arriverà una terza giornata di live dove giocheremo a Dungeons & Dragons o comunque giocheremo a giochi di ruolo in generale. Sì, la recuperiamo, TPK per Dante, sì, è andata Dante, arriverà Santo Francesco, racconteremo, raga. Signori, io vi ringrazio ancora. Aspetta che metto il mio faccione. Io vi ringrazio ancora e a martedì e ci teniamo anche aggiornati perché ho novità per Modena, vi dico direttamente domenica ci sarà il mio panel e sarà ospite appunto, ci sarò tutti e tre giorni, lo ripeterò ogni volta così almeno siamo tutti quanti sintonizzati e dovrò fare il sondaggio per capire quando ci facciamo il nostro punto d'incontro. Ringrazio quindi Luca, Isma, Marcello, Gino soprattutto per la donazione, Yumiko, Lara che è venuta a salutarci, Mooncake, Marco che anche lui c'è stato con noi, Manuel che è venuto a farci un saluto e Repe che anche lui è venuto a salutarci velocemente, anche lui. Ringrazio davvero tutti quanti per essere stati con me ragazzi, molto molto divertente. Andremo avanti e scopriremo chi effettivamente... sopravviverà all'inferno. Buona serata, buona cena e buon weekend. Ciao belli!